All'Abbadia Fiorentina si è rinnovata con la messa celebrata dall'arcivescovo della città Giuseppe Betori la tradizionale giornata mondiale dei poveri. Dopo la messa la distribuzione dei panini benedetti nel solco della tradizione inaugurata da Giorgio La Pira. Questa quarta giornata si celebra in un anno che ha visto i dati della povertà crescere anche e soprattutto come conseguenza dell'emergenza sanitaria, come conferma il sesto report realizzato con la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus. Con la crescente domanda di aiuto, i nuovi poveri a Firenze non solo non diminuiscono, ma tra maggio e luglio hanno superato le 700 unità. Tra questi crescono i giovani e le donne. Le domande di sostegno economico stanno crescendo anche nei confronti del Comune. Cercheremo di rispondere a tutte le segnalazioni che ci arrivano quotidianamente, ha detto l'assessore al sociale di Palazzo Vecchio, Sara Funaro. Il rapporto che è stato da poco presentato da parte della Caritas è un rapporto che preoccupa, ma preoccupano anche le mail, le segnalazioni che ci arrivano quotidianamente. La pandemia ha creato nuove situazioni di fragilità e di povertà e su queste bisogna intervenire da una parte sostenendo, ma dall'altra parte cercando di creare dei percorsi che tutelino il più possibile le persone. Noi come amministrazione, con tutta la rete del terzo settore, del volontariato, del mondo delle parrocchie, abbiamo lavorato fino ad ora e continueremo a lavorare giorno per giorno per fare in modo di dare risposte.